un nuovo episodio di Vore Stories, la serie dedicata alla Volvo Ocean Race, una serie di grande successo. Vi ringraziamo perché siete in tantissimi a seguirla su Sailit TV. La settima tappa, il tappone di Capo Horn, l'università della vela oceanica, della grande vela offshore. Queste sono immagini esclusive, strepitose, ottenute al passaggio lungo la costa neozelandese, al passaggio della penisola di Coromandel, a nord della Nuova Zelanda, dove poi la flotta si è lanciata verso il grande sud del Pacifico. Sentiremo alcuni nomi importantissimi. Cominciamo con Torben Grael e Martina Grael. So bene di cosa si tratta, di cosa stiamo parlando, dice Torben in banchina a Auckland alla partenza della tappa. Sarà dura ma anche divertente. Lui ha sua figlia Martina, che sentiremo tra poco, che è a bordo. Conosco bene questa tappa, so che cosa significa. C'è tanta attesa, sarà tra l'altro la tappa che arriverà nel mio paese, in Brasile. Una tappa che è iconica di questa regata, è la tappa più simbolica di tutto il Giro del Mondo. Ricordiamo che Torben Grael l'ha vinta la Volvo Ocean Race, e stavolta in banchina saluta sua figlia Martina. Sentiamo anche lei, sentiamo Martina. E Cap Horn è una sorta di sacro Grael di tutti i grandi velisti oceanici, lo sarà anche per me. È qualcosa di straordinario pensare cosa può produrre la natura su questi mari. Grandi onde, uno spettacolo entusiasmante, emozionante, anche pauroso per certi versi. Ci sono anche dei pericoli, dice Martini. Quello che noi abbiamo fatto al massimo è prepararci per questa regata. Si può rompere qualcosa, però noi vogliamo arrivare in Brasile e festeggiare. Vi dicevamo, immagini esclusive, importanti, ottenute dall'elicottero, e che testimoniano, guardate, la bellezza di questi passaggi tra le rocce della Nuova Zelanda. E qui in testa c'è subito Mapfre, la barca spagnola. Mapfre è una assicurazione spagnola che sponsorizza, come sapete, da anni grandi team, grandi barche. Guardate questa immagine, realmente mozzafiato. Tra poco sentiremo un altro grande protagonista, Xavi Fernandez di Mapfre, che per il momento è leader della classifica della Volvo Ocean Race. Anche lui parla di questa tappa di Capo Horn. Lo diciamo sempre ed è la verità, la preparazione è tutto per una regata come questa, e questa volta noi ci aspettiamo condizioni sempre molto dure. Sappiamo che questa è la tappa più importante perché ci sarà doppio punteggio. In questa edizione in particolare ci sarà anche il bonus del punteggio per il primo che passerà a Capo Horn. Sarà difficile, noi ci siamo preparati al meglio, abbiamo fatto una sosta a Auckland di grande preparazione della barca, e il nostro equipaggio è cresciuto. È la tappa più importante, come dicevamo prima, in questa regata la vogliamo fare bene, la affrontiamo da leader, noi siamo i primi in classifica, gli avversari sono tutti molto forti, ma noi vogliamo continuare la nostra prestazione in testa alla classifica in questo Giro del Mondo. Certamente, andando negli oceani del sud è sempre un'emozione speciale, dice Xavi Fernandez, che l'ha fatto tante volte, non solo la Volvo ma la Barcellona Race. Ha vinto 2 medaglie olimpiche, eppure nonostante tutto c'è sempre questo momento in cui si parte per una regata, per una tappa di 7600 miglia. Pensate, c'è anche discussione sui media online sulla reale distanza, no? I comunicati ufficiali parlano di 7600 miglia, qualcuno ha calcolato che sono 6800, ma insomma è chiaro che è quasi impossibile calcolare quanto dista Auckland da Itajaí. Possono essere infinite le variabili. Diciamo che comunque è un tappone di 7000 miglia, il più lungo tra tutte le tappe di questa edizione 2017-2018 della Volvo Ocean Race. Ancora splendide immagini di queste barche, dei VO65, in quest'onda ripida e piuttosto ignorante lungo le coste. Lo ripetiamo ancora, sono immagini dalla broadcast room di Volvo Ocean Race che riprendono proprio il passaggio della flotta dopo circa 2 giorni dalla partenza di Auckland, a tutto il giro, al lungo passaggio attraverso dalla penisola di Coromandel in
in verso sud lungo la Nuova Zelanda. Si bordeggia, si fanno virate. Questa è Dongfeng, che è la seconda in classifica. Tra poco sentiremo però un altro grande protagonista, lo vedete con la vela viola, AkzoNobel, lo suo skipper dietro a Vestas, il suo skipper Simon Thiempont. Nelle ultime due tappe a Hong Kong e da Hong Kong ho visto il nostro equipaggio crescere molto. Simon Thiempont è stato anche discusso, lo sapete, era quello che era sbarcato prima della partenza e poi reimbarcato praticamente qualche minuto prima che le barche lasciassero la banchina di Alicante. Dobbiamo essere fortunati perché è una regata, è una tappa dura questa qua, lo sappiamo tanto, 7000 miglia. Tanta fatica, tante scelte tattiche da fare, tanta imprevedibilità, perché c'è il passaggio di Capo Horn, che è un mito per tutti noi velisti. Siamo concentrati su questa tappa, è una tappa con doppio punteggio, c'è compreso il bonus point per Capo Horn. La pressione che sentiamo a bordo la vogliamo mantenere perché è una cosa salutare, è una regata, non possiamo certo mollare proprio adesso, dice Simon Thiempont, e parla di Capo Horn come qualcosa che può essere anche di rottura, può rompere, dice lui, barca o equipaggio. Questa sensazione, questa preparazione concentrata sul fatto di tenere la barca in ordine, di arrivare tutti interi, no? Già l'avevamo sentito dopo la tappa dell'Oceano Indiano, è la cosa che tutti ci hanno detto. Preparatevi perché il prossimo episodio di War Stories sarà ancora più straordinario di questo. Alla prossima!